Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Undertale. Eccolo qui. Ebbene sì, allora vi dico già, se in sottofondo sentite un VU è la PS4, che dopo God of War non è più la stessa. Non è più la stessa. È cambiata sia io che lei. E di God of War non sto parlando dell'episodio che è uscito oggi, ma di quello che uscirà domani. Quindi capirete, ma forse sto facendo il gameplay di Undertale subito dopo quello di God of War che uscirà domani, perché se ne pubblico due in un giorno va a finire che tutti e due nello stesso giorno va a finire che così c'è un casino, anche per fare un po' di attesa. Ah no, ho sbagliato tutto, io sono andato dall'altra parte, ho sbagliato. Ah, Left Floor 2 è questo qui. Ah, ho sbagliato, devo andare su Left Floor 3. Ecco, vabbè, intanto vi dico. Eh sì, comunque, guardate domani, guardatevi l'episodio di God of War e capirete, perché siamo sia io sia la PS4 molto scossi. Sono cose che voi comuni umani non potrete, non vedrete. Infatti è Left Floor 3, vedete che è tutto diverso da... Cos'è questa roba? Cos'è questo qui? Io ho finito, smetto di comprare le ciambelle. Non ho visto, aspetta. Forse posso venderle online al doppio dei soldi che ho comprato. Ah, allora sto qua, speso tutti i soldi in ciambelle. Quelle di questo qua. Benvenuto alla nostra bancarella, tesoro. Sei interessato in qualche dolciume di ragno? Ah, tutti. Ah, i profitti vanno a veri ragni. Ah, e controlla le ragnatele e fai un acquisto. Vediamo un po' questo qua. Cosa? È una ciambella ragno. Sembra più gommosa del solito. Ah, sembra quasi un braccialetto di forza. Aspetta, è solo è solo una brioche. Che cavolo? Cosa? Comprare una cosa per 9.900? No! E questo? Comprare? No! Ma se faccio sì? No. Non ho dannatissimi. Non ho soldi. E indovina un po' che si chiama. Mi mancava un po', eh? Ehi, sono Alpis. Questa stanza è come la stanza che c'era prima. Ci sono due puzzle a nord e a sud. No, una a nord e una a sud. Devi risolverli entrambi per procedere. Mi piace dire. Non mi piace dare le soluzioni dei puzzle. Ma se ti serve aiuto, chiamami, eh. Attualmente. Ah, ho un'idea. Diventiamo amici su Undernet. Cosa? Così puoi direttamente chiamarmi quando ti serve aiuto. Aspetta, siamo già amici, vero? Ti ho già aggiunto, no? Hai detto i miei post tutto il tempo. Beh, spero che tu sia d'accordo con me a proposito di Mew Mew 2. Sì, ero d'accordo. Almeno è già sbagliato. E ho già sbagliato, ho la testa gameplay di domani. E ho sbagliato ancora. No, sul serio, sono rimasto scosso. Molto difficilissimo. Ah, siamo arrivati già al nord. Bene. Cosa c'è qua? Thunderplane attacca. Non perché è geloso di Vulcan che ti sta osservando. Facciamo approach. Vai vicino a Thunderplane, ma non troppo vicino. Ah, dobbiamo. E vabbè. Ah, sono diventato velocissimo. Risparmia. Cos'è che ha detto? Non ho letto. Ha detto ti stai facendo male o roba simile. A Vulk incoraggia. Dice a Vulking che fa un grande lavoro. Il suo attacco diventa estremo. Non mi sembra tutto questo estremo. Basta stare sotto. E risparmia. Beh, non era complicatissima come. Già. Ah, solo un colpo. No, ho sbagliato. No, ok. Quasi.
qua. O così forse? No, cos'era? Così forse? No. Non ne ho. Cavolo, qui. Questa qua era un'arte da. È abbastanza complicato. No, 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 no. Così fo. C'è sempre questo qua in mezzo, ma ho solo un colpo. Come posso fare? Allora, la cosa buona è che abbiamo. Siamo riusciti. Perfetto. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Allora dobbiamo fare quella a sud, che spero. E voi chi siete? Ah. Il mio. Sì, vabbè, il miglior momento dello show di Metaton. Proprio quando tutto sembra per il peggio, posa in modo drammatico. Come quando sto cucinando nello show e le uova non vengono fuori giustamente. Sul serio? Il mio momento migliore di Metaton quando. Non so, quando. Come si chiama? Quando sta combattendo i cattivi? Cos'è simile? Anche se è durante quello che sarebbe un quiz show. Ah, come quando stava combattendo contro di me, mi sembra. No. Sono sicuro che sia qui. Sono sicuro che sia qui. Adesso è giù. Ecco qua la soluzione. Mi sa che era più facile andare a sud. No. Ah, qua dovevo muovermi. Nel senso, vedete? Oppongo resistenza. No. Ho sbagliato io. Ecco. Non so cosa fare. Ah, ok, fatto. Di qua. Ehi. Questo. Non so, non ha niente a che fare a proposito del guidarti, ma. Ehi, vuoi vedere il TV degli show della TV umana insieme? Qualche volta è chiamato Miu Miu Cutie. Ok, sì, sicuro. Davvero? Ah, bene, è il mio show preferito. Non ho letto. Ma. Ah, no, io non sto premendo nulla, sta andando avanti da solo. Ah, mi sta spoilerando tutto. Ah, oh, spoilers. Io non sto. Non riesco, è troppo veloce. Ok, basta. Ah, penso che ti piacerà. Dovremmo guardarlo anche dopo che tu avrai superato tutto questo. Click. Ah, comunque prima io non cliccavo niente, andavo avanti da solo. So perché si è interrotto, ma fa niente, non vi siete persi nulla. L'odore di ragnatele infesta l'aria e sei riempito di determinazione. Va bene. Questa stanza. Hai sentito cosa ha detto? Oh oh. Dicono che gli umani indossano una maglia a strisce. Ah, dicono che un umano che passa con una maglia strisce sta per passare. Ho sentito che odiano gli insetti, no, cioè i ragni. Ho sentito che amano pestarli. Chi ti ha detto queste? Ho sentito che a loro piace sbuttarli via fuori dalle gambe quando salgono sopra, vi ricordate? Sì, quello è fastidioso. Ho sentito. Cos'è? Oh oh. Che sono terribilmente tirchi con i loro soldi. Pensi che il tuo gusto sia troppo raffinato per i nostri dolci, non pensi? Non sono d'accordo. Penso che il tuo gusto sia esattamente quello che serve per il prossimo dolce. No. Non posso scappare. E ora che faccio? Non sembrare così terrorizzato.
Sì, blu vuol dire anche terrorizzato. L'ho scoperto dopo che uno mi ha scritto nei commenti dell'animazione. Quell'animazione, vi ricordate qual è? Penso che viola sia un colore migliore per te. Up next. Ah, ti dà anche suggerimenti, ragnitolo sotto. Perché sei così pallido? Dovresti essere fiero. Ah, no? Perché dovrei essere fiero, scusa? Up next, di nuovo. Tutti i ragni si mettono ad applaudire al ritmo della musica. Beh, non male. Dovresti essere fiero che di far parte di una così torta deliziosa. No, invece, non lo sono. Voglio fare altro che scappare da qui. Up next, di nuovo. Ah, Muffet ti dà una. Ti porge una tazza di ragni. Che cavolo! Lasciate andare e non essere. Non essere sciocco. Ah, no, qua non mi è partita la freccetta, ho sbagliato io. Up next. Ok, e ti dà tutte. Sì, applaudono tutti. E la tua anima farà felice tutti i ragni. Ma io non voglio rendere felici i ragni. Soprattutto no quando sono. Ah, ok. Odora di ragnatele cotte? O si cucinate? Ah, aspetta. Ah, che sgarbata. Mi sono dimenticato di presentarti il mio animale domestico. È tempo di colazione, non è? O no? È tempo di colazione, no? Divertitevi voi due. Oh oh. Qualcosa mi dice. Che sarà qualcosa di veramente. Questo qua mi sembra terribilmente facile, comunque. Oh, no, 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 quel coso non deve prendermi. Quel coso non deve pre. E sì, qua sto schivando una roba che. Matrix, spostati, che sei una pip. Mi stava quasi per prendere. Eh? Ah, Muffet pulisce le ragnatele intorno a te. Beh, eh? La persona che ci ha avvisati di te? Chi è? Chi è? O cosa è? Non è un ragno? Vediamo. Ah, ci ha offerto moltissimi soldi per la tua anima. Chi potrebbe essere? Undyne? Ti sto prendendo malamente. Meglio cominciare. Sì, meglio cominciare, cioè. Istant. Eh? Ah, rimuovi, togli da lì. Ci metti un po' di acqua e aspetti che si scaldi. Aspetti che l'acqua bolle. Aspetta, aspetta, aspetto. Sta bollendo. Si mette i noodle dentro la cosa. 4 minuti. Mancano 4 minuti. Aspettando che i noodle finiscano. 3 minuti. 3 minuti finché sono finiti. 2 minuti. Madonna, ma ci vuole tutto sto tempo. Io non li ho mai provati. E giuro, è la prima volta che faccio qui. Aspetta ancora un minuto. E i noodle sono pronti. Ok. Non sono molto buoni. Ah, aggiungi quello del sapore. Adesso è meglio. Non perfetto, ma meglio. 8 HP. Hanno un così bel sorriso. Wow. Non è così difficile. Ah, anche i croissant boomerang, perfetto. Ti dà una cosa di spa. Di essi di ragni. Sembra strano. Eh? Eh? È strano, ma sembra che ho visto che le ombre cambiano forma. Ma dove? Qua è leggermente un casino, leggermente. Ok, pulisce le cose. Ah, è ora di pranzo, no? E mi sono dimenticato di dare da mangiare al mio animale domestico. Oh, cavolo. Ora bisogna scappare più in fretta di prima. Probabilmente, vedo che qua è già più difficile. Quindi, stammi lontano, qualsiasi cosa sia. Non è un ragno. Non è un ragno. O almeno. A meno che non sia un esperimento mutato. Io gli esperimenti mutati ne ho visti, ma quello non mi sembra assolutamente. Non ha alcuna orma di un ragno. Ah, fa una danza sincronizzata con gli altri ragni. Però. Con quei soldi. Ah, con quei soldi i clan dei ragni possono finalmente essere riuniti. Dicono. Aia! Le ho prese in pieno. Non hai sentito? I ragni sono stati intrappolati nelle rovine per generazioni.
Allora vi spiego un attimo una lore. Dicono che se tu paghi 9.999 G gold per una sambarella ti lascio andare. Ma io non l'ho mai fatto perché non li ho mai trovati. Ah. Cosa? Ah, anche se passassero sotto alla porta, il freddo di Snowdy sarebbe impenetrabile. Cioè, sarebbe, come dire, come faccio a spiegarvelo? Sì, sarebbe impossibile da passare. Beh, non era difficilissimo. Meglio Crab Apple. Ah, ok, Crab Apple non mi ricordo più dove l'ho presa. Eh? Ma con gli soldi dalla tua anima saremo. Ah, con saremo capaci di comprare una limousine riscaldata. Con i soldi della. Questo è leggermente più complicato, eh? Mi sono impegnato per questa volta. E con tutto quello che resta avremo un'ottima vacanza. Oppure costruire un campo da baseball per ragni. Ma quante pipe mentali si stanno facendo con i soldi delle nostre. Madonna, non ci sto capendo nulla. Prossimo. Ma ora basta, è tempo di cena, no? Oh cavolo. Qui veramente sto dando il meglio di me con una mano sola, perché l'altra devo. Con l'altra devo. Tenere il mouse. Ma il mouse non serve a nulla. Che agilità, wow. Basta, io vado, non mi interessa. Ah, sei ancora vivo? Ah. Mio animale, sembra che sia tempo per il dessert. Un telegramma dai ragni delle rovine? Cosa? Stanno dicendo che ti hanno visto e. E anche se sei tirchio, non hai mai fatto male a un singolo ragno. Oh cavolo, sembra che sia stato un grandissimo sbaglio. Che ci sia stato un grandissimo. Sì, un grandissimo sbaglio. Pensavo che tu fossi qualcuno che odiasse i ragni, la persona che ci ha chiesto della tua anima. Ah, penso che intendesse un ragno diverso. Un altro. No, un altro e sì, un altro umano con una maglia a righe. Scusa per tutto il casino, eh? Ti abbonerò. Cosa? Ah, puoi tornare indietro quando vuoi. Senza impegno, E ti farò giocare col mio animale domestico di nuovo. Ah, sto scherzando. Ti risparmierò. Ora ti risparmio. Ah, ti stai risparmiando. 0. Oro. Era divertente, ci vediamo. Io spero proprio di no, eh. Io spero proprio di no. È stata impegnativa. Non sono mai morto, ma è stata impegnativa. Questo è un poster di. È un poster dell'ultima performance di Metatron. Sembra uno spettacolo tragico. Ah, sembra uno spettacolo tragico. Sembra che sia. Che sia ora della performance. Ma non dobbiamo perderci. Ah, quell'umano. Quell'umano. Potrebbe essere? Perché sei vestito. Il mio vero amore. Questa cosa sta prendendo una brutta piega. Io esco. Non ti avvicinare. No, con quel vestito. Accanto a me una finestra. Non esiterò a buttare fuori il computer. Ma messa con le mani così sembra tipo un ti ammazzerò prima o poi. Io non traduco. Io non traduco. Penso che riuscirò a capirlo da soli. Ma ti proibisce di stare. Gli umani devono. Ah? Vivere da un'altra parte? Che schifo. Anche se. Sì, davvero. Anche se mi spezzerà il cuore. Loro. Ti metteranno nel dungeon? Farà schifo? E tu morirai un sacco. Morirai un sacco? Ma che?
molto triste. E morirai. Piangi, piangi, piangi. Così è così triste. Ok, e adesso? Bella la cometa in fianco. Così triste. Così triste che tu stai per andare nel dungeon. Bene. Oh, cazzo. No. Oh, cosa dovrei fare adesso? Il muro è stato mandato nel dungeon. È caduto nel dungeon. Un dungeon con un puzzle così maledetto che morirà sicuramente. Oh, cavolo. Oh, che il cielo abbia pietà. No, il puzzle delle piastrelle colorate. Che cavolo. Quello là vecchio con. Ogni piastrella colorata ha la sua maledetta funzione. Per esempio, quella verde combatterei un mostro. Quella rossa, aspetta. Non abbiamo già visto questo puzzle circa 100 stanze fa. Giusto? Ti ricordi tutto, vero? Bene, non perderò il tempo ripetendole tutte. E meglio che ti sbrighi, eh. Perché se non ci passerai in 30 secondi. Ah. Sarei incenerito da quel fuoco. Oh cavolo. Oh, che peccato. Sono riempito di grief. Non posso smettere di ridere. Buona fortuna. No, ma sto qua mi rallenta. Non so dove andare, non so dove andare, non so dove. Ma no! Io sto attualmente andando a ca. No, ho sbagliato tutto. Va bene, vai, 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 vai. Dai che ci stiamo, come dire. Ce la stiamo facendo. Quella rosa, quella rosa, quella rosa. Non si può. Mi sono passato 3 volte. Nope. Di qua. Che è successo? No, è finito? Oh, che peccato. Sembra che tu non ce l'abbia fatta. Sta arrivando il fuoco? No. Più vicini? Più vicini? E ora? Sono immune al fuoco, lol. E tosse robotica. Sì? Ah, aspetta, ti salverò. Sto hackerando il firewall proprio adesso. Proprio, letteralmente il firewall. Il muro di fuoco. Ma che cavolo è successo? Ho fallito di nuovo. Colpa del dottor Alvis. Sarà il tuo più grande problema da adesso. Esatto. Avanti, Metaton, smettila. Non sarai mai abbastanza abile da sconfiggerci. Non finché lavoreremo insieme. Il tuo puzzle è finito. Ora vai a casa e lasciaci in pace. Puzzle finito? Alvis, di che stai parlando? Ti sei dimenticato quelle verdi? Eh? Quando fanno un suono devi combattere un mostro. Bene, quel mostro sono io. Oh oh. Sono messo molto male. Ah, ho mangiato il pezzo di neve. Esatto, di addio. E mo? Ah, il tuo telefono, meglio che rispondi. Sembra senza via di uscita, ma non preoccuparti. C'è un'ultima cosa che ho installato sul tuo telefono. Vedi quel pulsante giallo? Eh? Vai sulla cosa Act del menu e premila. Ok. Act yellow. Premi il. Eh? Ah, il telefono sta. Ah, il telefono sta risuonando la presenza di Metaton. Oh, si è girato di 180 gradi e ora sono giallo. Ora premi Z. No, Z. Ah, invio, invio, vabbè. Ok, ho capito, ho capito, ho capito. Ora le prenderai. Vabbè, Z. Anzi, no, Z, sì. Ok. Oh, mi hai sconfitto. Come può essere? Sei più. Eh sì, sei più strong. Sei più forte di quanto pensassi. Ciao. Se n'è andato.
Sembra che tu l'abbia battuto. Ah, hai fatto veramente un buon lavoro. Tutto grazie a te. Cosa? No, veramente. Stai facendo tutto tu. Io ho solo fatto qualche stupido programma e telefono. Ehi. Può sembrare strano, ma posso chiederti qualcosa? Prima che ti incontrassi, non pensavo. Ah, non mi piaceva molto. Ah, per molto tempo mi sono sentito un totale fallimento. Come se non potessi fare niente senza gettare la spugna. Ma guidarti mi ha fatto sentire molto meglio a proposito di me stesso. Dunque, grazie per avermi lasciato aiutarti. Ah, comunque, ormai siamo al core. Devi solo passare metà tuo resort. Avanti, finiamo tutto questo. Ah, siamo stati d'aiuto. Comunque, sì, Alfie sei una donna. Oh, ed è un pezzo che non ci vediamo più, eh? Sembra felice. Oh, ehi, Stiamo parlando. Perché sta ondeggiando così? Perché sta. Stiamo riflettendo su quella roba di. A proposito di ucciderti, sì. Non dirlo ad Undyne, ok? E chi lo dice? Ehi, sei tu di nuovo. Il business è eccellente qua. Quei due lì hanno comprato tutto il mio gelato. Attualmente ho venduto tutto. Scusa. Aspetta, ho sempre qualcosa per te. Un gran sorriso. È schifo. Tutto qui. Io mi licenzio. No, aspetta, non torno più. Destra, destra, destra. C'è qualcosa a destra? Un'arma? Ah. Ehi, ti ricordi il mio nome? Sì. Cosa? Te lo ricordi? Com'è possibile che io sia stato sconfitto così facilmente? Ricorderò per sempre che tu ti sei ricordato. E abbiamo battuto anche questo qui. E siamo a mille mostre battuti. Cos'è? Ehi. Ah? Ah, vai su per quel vialetto a destra per qualche grande affare. Ok. Beh, non mentiva, eh. Compra. Mystery Key. Cosa ci può essere? Probabilmente la casa di qualcuno. No, perché io non attacco. Junk food, probabile. No, non posso. Vendo. Quella là sembra quella di. Il gesto sembra quella di Snoop Dogg quando fa Smoke Weed Every Day. Bibiri bombi bombi boncolo. Oh my god. Potresti andare a prenderci qualche glamburger? Ma veramente non ci interessa. Aspetta, ti pagherò 1000. Se. Ti pagherò 1000 se vai da Metaton a chiedergli l'autografo su. No. Non lo faccio. Chiede di fargli l'autografo dietro. No. Oh, la mia controparte. Io ho sentito che stai andando al nucleo. Al core. Meglio core. Che dici di fare una cena con me prima? Subito. Bene, grazie per esserti fermato, eh? Di qua, conosco una scorciatoia. Ci siamo visti 5 minuti fa. Bene, eccoci qui. Dunque, il tuo viaggio è quasi finito, eh? Credo che tu vuoi veramente andare a casa. Ehi, so come si sente. Comunque. Beh, a volte è sempre meglio prendere quello che ti è dato. E qua giù hai avuto tutto. Cibo, drink, amici. E quello che devi fare vale veramente la pena? Silenzioso. Ah, mi dimenticavo. Ti sto osservando? Routing? Non so cosa vuole dire routing. Ehi, lascia che ti dico una storia.
Dunque, io sono una sentinella nella foresta di Snowdin, vero? Mi siedo lì e aspetto che passino umani. È abbastanza noioso. Fortunatamente nella foresta c'è questa grande porta aperta. È perfetta per praticare lo scherzo del toc-toc. Perché sapete quello lì, no? Quindi un giorno mi sono messo a farlo, come sempre. Faccio la porta e faccio toc-toc. Ma stranamente, dall'altra parte, sento la voce di una donna. Chi è? Dunque, naturalmente, io rispondo: Dices chi? Dices avere. Sembra chi? Sembra veramente un brutto scherzo. E quindi lei comincia a ridere. E sembra che sia il miglior scherzo che abbia mai sentito in centinaia d'anni. Quindi io continuo, e lei continua a ridere. È la migliore audience che io abbia mai avuto. Dunque, dopo una dozzina di loro, lei fa toc toc, io dico chi è? Vecchia signora chi? Ah, non sapevo che tu potessi yodel. Wow. E niente da dire, questa donna era estremamente brava. Abbiamo continuato a dirci scherzi l'un l'altro per ore. Eventualmente, quando ho dovuto andare. Ah, Papyrus era estremamente agitato senza la sua storia della buonanotte. Ma mi ha detto di tornare. Ma mi aveva chiesto di tornare ancora, quindi l'ho fatto. Quindi l'ho fatto ancora e ancora. E ora una cosa. Dicendo scherzi al cavolo attraverso la porta. Sì, è bello. Un giorno ho visto che non stava ridendo molto. Quindi le ho chiesto cosa succedeva. E lei mi ha risposto. E quindi mi ha detto qualcosa di molto strano. Se un umano passasse per questa porta, potresti promettermi una cosa? Controllali, proteggili. Lo farai? Ora, odio fare promesse. E questa donna, eh? Non so nemmeno il suo nome, ma qualcuno a cui veramente piacciono gli scherzi al cavolo, eh? Ha un'integrità a cui tu non puoi dire di no. Interessante. Hai capito cosa sto dicendo? Quella promessa che ho fatto a lei? Sapresti dirmi cosa ti sarebbe successo se non avessi fatto quella promessa? Amico. Oh. Cazzo. Non dico nulla. Saresti già morto. In pratica. Ehi, sto scherzando. Appunto, sto solo scherzando. Comunque, non ho fatto un ottimo lavoro a proteggerti? Intendo, guardati. Non sei morto una singola volta. Beh. Beh, cosa significa? O sto sbagliando? Beh, in effetti, se sono qui vuol dire che. Ah. E ora? Beh, è tutto. Prenditi cura di te. Perché a qualcuno importa veramente come stai. Ah, momento iperfilosofico con Papyrus. Originalmente noi facevamo puzzle Noi facevamo puzzle per sventare gli attacchi degli umani, ma ora. Ma ora è solamente una tradizione. Non puoi fare due passi tra trovarti un puzzle davanti. Ok, non mi metterò a parlare con questi qua perché sono anche parecchio stanco. Cos'è quello lì? Un pesce gigante. Vabbè, salvo qui, eh. Ok. L'episodio finisce qui. Il prossimo non sarà l'ultimo. Decisamente non sarà l'ultimo. Quindi. Mi sono accorto solo ora che il getto d'acqua è terribilmente sbagliato, che sta andando tutto sul tappeto.
Solo adesso me ne sono accorto. Comunque stavo dicendo, spero che il video vi sia piaciuto. Il prossimo non sarà l'ultimo, ma neanche quello dopo probabilmente. E quindi spero che continuerete a seguire la serie. E ciao a tutti.